Ora è 19:30, buona domenica, buon San Valentino ovviamente. Benvenuti, ben ritrovati nella trasmissione Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6. Questa sera, come di consueto, spazio alla Lega Pro e alla Serie D, perché ci sono delle novità, soprattutto in Serie D, con cui apriremo per poi aprire la parentesi di Lega Pro, perché è appena terminata la partita del Teramo, perché ci sono delle grandi novità ad Avezzano. Prima di presentare gli ospiti, ovviamente noi siamo anche in attesa a Teramo, allo stadio, nella sala stampa di Piano Daccio, dell'arrivo di Vincenzo Vivarini, perché è terminata poco fa la partita tra il Teramo e il Tutto Cuoio con la vittoria 2-0 della formazione biancorossa. Poi nel corso della puntata, soprattutto nella fase finale, vi proporremo sia le interviste e ovviamente anche le immagini. Saluto gli ospiti, vi ricordo i numeri per poter interagire con noi. Questo è il primo, SMS tradizionale, 392-623-7060, anche 342-9894-630 per chi ci scrive tramite WhatsApp. In quel caso potete mandarci anche non solo dei messaggi testuali, ma anche delle foto, dei selfie e quant'altro, anche l'hashtag TV6 per chi utilizza Twitter, scrivere sulla nostra pagina Facebook per chi utilizza Facebook, insomma i modi per mettersi in contatto con noi sono tanti. Presento gli ospiti, c'è anche l'hashtag Abruzzo del Pallone, presento gli ospiti, lo ringrazio, ha giocato ieri, ma ringrazio soprattutto l'Aquila, così come noi ringraziamo tutte le società di Lega Pro e Serie D che ogni domenica ci vengono incontro per la scelta degli ospiti, perché sappiamo che non è una cosa particolarmente, insomma, facile, però noi vogliamo ringraziare pubblicamente tutte le società abruzzesi e non solo, perché avete visto che ne sono tante che abbiamo avuto qui ospiti in studio, perché si prodigano ogni domenica per metterci a disposizione degli ospiti in studio. Saluto i primi due perché il terzo si sta per sedere. Lo ringrazio, difensore dell'Aquila, ma con un passato recentissimo a Pescara, Emanuele Pesoli, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. E poi il centrocampista del San Nicolò, Marco Donatangelo, ciao Marco. Buonasera a tutti. Il terzo si sta per accomodare, un difensore del Chieti che è già stato ospite qui da noi, con quando vestivo un'altra maglia, ma tra un po' capirete di chi si tratta. Leggiamo velocemente i numeri della giornata, partendo ovviamente dalla Serie A. Giornata numero 25, Carpi Roma 1-3, Chievo Sassuolo 1-1, Empoli Frosinone 1-2, Fiorentina Inter posticipo delle 20:45, Juventus Napoli giocata ieri 1-0, Lazio Verona 5-2, addirittura giocata giovedì. Questa mattina Milan Genoa 2-1, Palermo Torino 1-3, Sampdoria Atalanta 0-0, Udinese Bologna 0-1. Classifica, la Juve opera il sorpasso dopo 15 vittorie consecutive, 57 punti, 56 il Napoli e poi via via tutte le altre, con Fiorentina e Inter che sono al quarto posto appaiate, ma che stasera si giocano la chance di agganciare o superare la Roma. In coda Carpi 19 punti, il Verona 15 punti. Vediamo adesso la Serie B, perché si è concluso il posticipo tra la Spezia e il Livorno con la vittoria proprio dello Spezia per 3-0. E vediamo allora, considerato anche il pareggio del Pescara venerdì sera e la vittoria ieri pomeriggio della Virtus Lanciano 2-1 sul Modena, e aspettando che domani sera giochino Brescia e Ascoli, vediamo la classifica del campionato di Serie B, con il Cagliari a 58 punti, il Crotone 55, Pescara terza forza del campionato 48. A proposito, sabato prossimo a Cagliari ci sarà Cagliari-Pescara. La Virtus Lanciano lascia gli ultimi tre posti e aggancia l'Ascoli a quota 27 punti in graduatoria al quart'ultimo posto. Adesso la Lega Pro, girone B, li leggiamo ovviamente adesso analiticamente. Ancora Carrarese 0-0, Arezzo-Savona 1-0, L'Aquila-Spal ieri pomeriggio 0-0, Pisa-Sant'Arcangelo 2-1, Pistoiese-Luparoma 2-1, Pontedera-Maceratese 0-3, Prato-Lucchese 0-0, Rimini-Siena 2-0, Teramo-Tutto Cuoio appena terminata 2-0. Classifica. Dopo 22 giornate comanda la SPAL, 48 punti, Pisa 41, Maceratese 40, Ancona 35, Carrarese 34, Siena 33, Arezzo 30, Pontedera 29 punti, Teramo 27, Lucchese 25, Prato e Tutto Cuoio 24, Pistoiese 22, Rimini 21, Sant'Arcangelo 20, L'Aquila 16, Luparoma 12, Savona 10. Vedete anche le penalizzazioni, meno un punto per il Savona, meno 6 per il Teramo, così come il Sant'Arcangelo, meno 14 per l'Aquila, meno 14
12 per il Savona. Intanto a Teramo sta parlando l'allenatore del Tutto Cuoio, Cristiano Lucarelli. Alessandro è il fratello, ex difensore. Vediamo adesso la serie di Girone F. Amiternina, Folgore, Veregra 1-1, Avezzano, Monticelli 0-0, Chieti, Vispesaro 3-2, Fermana, Campobasso 0-1, Jesina, Giulianova 2-0, Agnonese, Castelfidardo 3-1, Recanatesi, Isernia 4-1, San Nicolò, Matelica 0-1, San Benedettese, Fano, scontro diretto 1-0. Vediamo la classifica dopo 24 giornate di campionato: San Benedettese 58, Matelica 51, Fano 44, Campobasso 39, San Nicolò 36, Recanatese 34, Fermana, Jesina 33, Monticelli e Chieti 30 punti, Avezzano, Folgore, Veregra e Isernia 29, Vispesaro 25, Castelfidardo 24, Agnonese 22, Amiternina 21, chiude il Giulianova purtroppo a quota 19 punti. Noi adesso ci vediamo il riassunto di quello che è successo tra venerdì sera e sabato pomeriggio, ovviamente le partite del Pescara e Virtus Lanciano, ma rimanete con noi perché al rientro ascolteremo il presidente dell'Avezzano Gianni Paris, che ha appena dichiarato di lasciare l'Avezzano al costo di un euro, società in vendita. Stavolta mantieni la parola, ci scrivono da casa, almeno questa volta, come detto, Gianni Paris ha appena messo in vendita l'Avezzano al costo di un euro e aspetta dei potenziali acquirenti. Lo sentiremo dopo la clip di Serie B, a tra poco, vediamo. Thank you.
Queste le partite di venerdì sera e sabato, di ieri pomeriggio ovviamente. Prima di ascoltare il presidente Paris, che è già in linea con noi, una battuta ad Emanuele Pesoli sul Pescara, perché Emanuele, terzo posto in classifica, sabato grande sfida a Cagliari, secondo te il Pescara può farcela in questa rincorsa alla Serie A? Una grande stagione sicuramente, è una squadra che gioca sulle ali dell'entusiasmo, ha un potenziale incredibile, giovani, secondo me i giovani più forti della categoria ce l'ha a Pescara, quindi giocano spensierati e andranno sicuramente a Cagliari con grande entusiasmo e sicuramente con la possibilità di centrare il risultato. La Padula Melchiorri chi è più forte? Sarebbe stato bello vederli insieme. Perfetto. Allora io a proposito, apriamo la parentesi legata all'Avezzano, poi più tardi sentiremo, ascolteremo, vedremo anche il servizio, però saluto e ringrazio innanzitutto il terzo ospite che non avevo salutato prima perché si stava accomodando, Vittorio Mariani, difensore del Chieri. Ciao Vittorio. Buonasera a tutti, buonasera. Ci ascolta il presidente dell'Avezzano, Gianni Paris. Buonasera presidente, oppure dovrei dire ex presidente? Ex presidente. Allora, presidente, ci spieghi un po' che cosa è successo e come è maturata la decisione di mettere in vendita la società a un euro, peraltro dopo un pomeriggio abbastanza bollente. Sì. Allora, sono mesi che un certo tipo della curva, un gruppo della curva, la sigla Borgo Via Nuova, BVN, mi attacca in tutti i modi, dandomi del mercenario, dandomi dell'indegno, dandomi dello squallido. Quando ho preso la società in prima categoria con i miei soldi e l'ho portata a quattro categorie sopra, in Serie D. E questo sempre e soltanto da solo. E siccome mi sono un po' stufato di certi atteggiamenti, le offese tutte le partite, striscioni vendita e altre cose, insomma, oggi sono stato addirittura aggredito da un tifoso che è il figlio in prima squadra, mi ha aggredito perché il figlio non gioca titolare, e quindi io ero andato semplicemente nel clubhouse per parlare un secondo con mia madre che gestisce il clubhouse, e questo signore mi ha praticamente stretto la mano al collo, e se andate a vedere sulla mia pagina Facebook vedete la ferita. Non ho neanche intenzione di denunciarlo perché non ho mai fatto l'avvocato di me stesso e non lo farò neanche stavolta, però preferisco vivere la domenica diversamente. Ho rinunciato ad andare a presentare i miei romanzi la domenica perché c'era il credo chiamato Avezzano Calcio, insomma, ecco. La domenica torno a fare lo scrittore di romanzi, vado in giro per l'Italia e forse è meglio così, insomma, torno a fare l'imprenditore in maniera più tranquilla, senza l'assillo dei debiti che mensilmente l'Avezzano Calcio mi dà, perché poi dovete sapere che l'Avezzano Calcio non ha un euro di debito, neanche un euro, non c'è nessuna società, nessun soggetto, nessun giocatore che può dire al presidente Paris che vanta un euro nei miei confronti. Quindi, presidente, noi abbiamo visto la foto, peraltro, che è in home page anche sul sito dell'Avezzano. Probabilmente, o forse non so se ho capito male io, diceva che è stato un signore che ha il figlio in prima squadra, ho capito male? Sì, ma siccome non mi va di parlarne da vicino, perché è anche un tifoso, e quindi... Voglio lasciare questo argomento, voglio soltanto chiuderla. Infatti le mie aziende da domani non appoggeranno più la società, io sto aspettando già da domani la prima persona utile che si voglia prendere il club da un euro. È chiaro che mi dovrà dimostrare di avere la capacità economica per rilevare il club, perché insomma non posso cedere la società ad un pinco pallino qualsiasi. Ho messo troppo amore per questi due colori e sono stato ripagato in questo modo. Mi sento sinceramente come se fossi morto per la prima volta. E in vita presidente, è una decisione irrevocabile? Sì, irrevocabile, non torno indietro.
non torno indietro, perché Avezzano non mi ha dimostrato mai il calore, l'affetto nei confronti di un presidente che ha fatto il padre e il padrone, ma amando la società, amando i giocatori, vivendo come una famiglia tutto. E questo ovviamente mi basta per decidere, insomma, di smettere con l'Avezzano Calcio. Non ho altro da dire sostanzialmente, perché la cosa è ancora fresca, insomma, la ferita al collo mi brucia ancora, non solo fisicamente ma soprattutto nella testa. E pensare di continuare a sentirmi offeso personalmente, la famiglia, tutte le domeniche, non ne vale la pena, non ne vale proprio più la pena. È vero, qualcuno mi ha detto che sono quattro coglioni quelli della Curva Nord, quelli del gruppo, insomma, che ho citato prima. Io non li offendo neanche, perché, insomma, non ho neanche più la voglia di stare a controbattere alla loro offese continue, eccetera. Me ne lavo le mani, insomma, spero che da domani venga il primo pinco giallo qualsiasi, ma con una solidità economica che possa, insomma, continuare quello che ho fatto io. È importante che la società rimanga in questa categoria. È stato il mio pallino, era il mio sogno coronato, quello della Serie B, e voglio che continui ad essere tale. Però quando uno non si sente amato dalla città, è giusto che Davide Zanese, che vive il senso di appartenenza in maniera totale, lo faccia, decida di smetterla. Insomma, non ho proprio più intenzione di continuare, quindi voglio dire in fretta anche, spero che, come ho scritto attraverso l'addetto stampa Razzano sul sito, questa cosa finisca in fretta, perché già le mie aziende hanno tolto il loro marchio, le tre aziende che appoggiano, le quattro aziende che appoggiano l'Avezzano Calcio, hanno già tolto il marchio, la loro immagine con quella dell'Avezzano Calcio. Lo voglio fare in fretta anche io, perché, insomma, un presidente che vince tre campionati, due Coppa Italia, una Coppa Mancini, diversi e svariati campionati giovanili, ho creato un gruppo con più di 300 tesserati, uno stadio quasi moderno al di là del manto in erba naturale che l'amministrazione, eravamo in procinto di far partire un progetto ambizioso con le energie rinnovabili, tutto a spese mie, e il sintetico, prima all'antistadio e poi allo stadio. Penso che finisce tutto qua oggi, insomma. Perfetto. Noi la ringraziamo, presidente o ex presidente Gianni Paris. Grazie. Buone cose, buon lavoro. Grazie al ormai ex presidente Gianni Paris, se le cose dovessero, insomma, concretizzarsi come, insomma, ci ha fatto capire il presidente. Prima di continuare ovviamente con altri argomenti, io partirei dall'Aquila, perché abbiamo la fortuna di avere Emanuele Pesoli qui con noi per sapere, insomma, intanto Vivarini sta parlando a Teramo in conferenza stampa, eccolo qua, sta parlando, poi tra un po' vi faremo sentire anche che cosa ha detto. Prima ha parlato Lucarelli, adesso il tecnico del Teramo, vittorioso per 2-0. Ieri, Emanuele, una partita in cui ci avete provato, è inutile negarlo, in tutti i modi. Probabilmente la SPAL è capolista proprio perché a volte queste partite riesce anche a non perderle? Ma sicuramente la squadra della SPAL è una squadra esperta, una squadra fatta da giocatori che conoscono la categoria e sanno riconoscere le partite, addormentandole, facendo un gioco. Comunque sono degli ottimi palleggiatori e si difendono bene, perché comunque hanno un reparto difensivo fatto di gente grande. E quindi, ecco, ieri, nonostante comunque sono rimasti in 10, avevamo questa superiorità numerica e hanno tenuto bene il campo. Sicuramente, ecco, questa è l'azione, se fossi stato l'arbitro avrei lasciato correre, magari facevamo l'1-0, non c'era l'espulsione, però comunque c'avevi il gol di vantaggio. Certo. Invece ha fischiato. Però vabbè, comunque è stata una partita dove il punto all'inizio sicuramente l'avremmo preso al volo, no? Perché comunque giocavamo con la capolista, che ha un margine sulla seconda importante, e è una squadra che non perde mai.
E invece ecco, lasci un po' così, ti lascia un po' la mano in bocca perché le occasioni le abbiamo avute e potevamo portare a casa l'intera posta. A proposito dell'Aquila, che gruppo hai trovato, che squadra hai trovato? Tu sei arrivato in corso d'opera. Guarda, ho trovato sicuramente un gruppo composto da buoni giocatori e da ottimi ragazzi, una squadra che nonostante questo handicap della penalizzazione non si sente quest'area negativa di questo provvedimento. Mi dicevi che non se ne parla neanche nello spogliatoio. Assolutamente, perché questa è una cosa che va discussa nelle sedi opportune e ci sono gli avvocati che penseranno a far sì che insomma questo handicap della penalizzazione venga ridotto. E la squadra è concentrata sull'obiettivo che è quello di una salvezza diretta senza passare per i play-out, perché ha nelle corde la possibilità di farlo. È una squadra composta da un mix di giovani e vecchi che remano verso la direzione giusta. Io sono contento di questa scelta che ho fatto, nonostante comunque sia sceso di categoria, perché ho ritrovato l'entusiasmo e ho ritrovato anche una società che è innamorata del calcio e quindi fanno di questo sport non una cosa di lucro, ma veramente una grande passione. Senti, a proposito del posticipo Teramo tutto cuoio, in casa L'Aquila magari forse si tirava per il pareggio? Ma oddio, guarda, ti dico, non mi dispiace come risultato, forse quello che è stato così, maturata Rimini contro il Siena, quello magari ecco, ci dà un po' fastidio, però noi dobbiamo affrontare partita dopo partita come se fossero tutte finali e quindi dobbiamo vincere dappertutto e cercare di raccattare il più possibile. Io chiedo perdono perché avevo dimenticato di salutare in redazione, mi perdonerà. No, ma stavo facendo, quindi... Andrea Costantini, ciao Andrea! Ciao, ciao! Oggi con due sfumature diverse di cravatti, un po' sì. Più bordeaux e tu un po' più rossa. Più rosso. Comunque ho battuto il server della Lega Pro perché io avrei montato i miei highlights di Teramo tutto cuoio. Ah, tu avresti montato i tuoi highlights? Sì. Perché altrimenti abbiamo un fastidio nel microfono, non so se hai qualche problema al microfono, cerchiamo magari di risolverli. Sono in arrivo anche gli highlights quelli veri, quelli non fatti da me. Ok, stiamo aspettando gli highlights quelli veri, ma intanto tu quelli tuoi fatti in casa ce li hai. Allora, tornando alla partita di ieri pomeriggio, ci andiamo ad ascoltare le interviste del dopogara, ascolteremo ovviamente il tecnico dell'Aquila, Carlo Perrone. Devo dire che comunque oggi la squadra era abbastanza quadrata, ha provato a giocare contro un avversario insomma, di tutto livello, rischiando poco. Questo è un segnale secondo me confortante, che comunque la squadra con i nuovi innesti comincia anche a trovare una quadratura. Adesso dobbiamo cominciare a fare punti importanti anche su campi difficili. La squadra poi ha provato a giocare, magari avremmo potuto sfruttare un pochino meglio quello che siamo riusciti a creare, però è anche difficile perché comunque la Spalla è una squadra che ha la miglior difesa, che lascia pochi spazi e nonostante tutto insomma, noi siamo stati pericolosi in più di una circostanza, quindi vuol dire che la partita l'abbiamo fatta bene. Ma noi non è che pensavamo di pareggiarla, noi abbiamo giocato, anche insomma avete visto che l'atteggiamento della squadra è stato sempre per cercare di vincere, ma anche se loro fossero rimasti in 11 l'atteggiamento non sarebbe cambiato. È stata una partita difficilissima in 10 per quasi tutta la partita e siamo riusciti ad affrontare un avversario molto valido che poi, essendo rimasti in inferiorità, ci ha messo ancora più in difficoltà di quanto pensavamo. Devo dire che non avevamo mai provato questa difesa a 4 e sono stati molto bravi i ragazzi a interpretarla nella maniera giusta. Questa era un'intervista del post-gara. A proposito di Carlo Perrone, quanto hanno inciso lui e il direttore sportivo Alessandro Battisti perché tu arrivassi effettivamente all'Aquila?
Guarda, devo essere sincero, l'ha voluto fortemente il direttore, sicuramente avrà parlato anche con il mister di questo possibile arrivo di Pesoli all'Aquila, però diciamo ecco che il 90% l'ha fatto il direttore Battisti, perché comunque è venuto anche al Poggio degli Ulivi dove ci allenavamo col Pescara a parlarmi diverse volte, ci siamo visti allo stadio, c'è stato insomma così questo corteggiamento che comunque ad ogni giocatore fa piacere. Devo essere sincero, all'inizio non ero convinto di questa mia scelta, ma non per l'Aquila, perché comunque mi sentivo ancora bene fisicamente e pensavo e speravo di trovare una squadra tra i cadetti, insomma, in Serie B. E purtroppo non è stato possibile, ma cioè, il fatto che sono andato all'Aquila non è stato un ripiego, è stata comunque una scelta mia, perché potevo andare anche in altre Lega Pro, sì, che lottano magari per obiettivi più importanti che quello della salvezza. E invece, parlando anche con il presidente Sebastiani, abbiamo deciso insieme di fare questo passaggio in prestito, perché comunque la mia famiglia si trova qui a Pescara e in Abruzzo ci troviamo benissimo, e spostarci a destra e a sinistra per l'Italia a 35 anni non la vedevo una cosa positiva, e quindi ho deciso di andare così a dare una mano a questa società, perché sono delle brave persone e meritano che il risultato sportivo venga raggiunto. Prima di andare in pubblicità, perché poi vedremo i servizi di Serie D, i compagni di difesa come sono? Alcuni sono giovani, Ligorio, Cosentini, Sanni, come sono questi ragazzi? Ovviamente sono... da te sperano di poter prendere anche solo una minima parte. Sono ragazzi di prospettiva, ragazzi volenterosi che ogni allenamento lo interpretano con la giusta concentrazione e quindi hanno margini di miglioramento, questo sicuramente, perché qualcuno è un buon difensore però ancora con pochi optional, e quindi insieme al mister deve, diciamo, allargare la base di optional e devono apprendere, e quindi io cercherò insomma con la mia esperienza, con più chiacchiera possibile, di dargli, certo, una mano, e speriamo insomma di riuscirci. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, perché poi partiamo con la Serie D, ovviamente con Emanuele Pesoli, ritorneremo a parlare di Lega Pro nell'ultima parte, quando ascolteremo, vedete, sta parlando, non so se possiamo vederlo, l'autore del primo gol del Teramo, Francesco Forte, prima rete in maglia biancorossa in conferenza stampa. Nell'ultima parte ovviamente riprenderemo il discorso Lega Pro, ma adesso non cambiate canale, piccolo break pubblicitario e poi partiamo con la Serie D, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo e Pallone. Ovviamente partiamo subito con la Serie D. Io volevo fare due chiacchiere con due giovani ragazzi che però hanno stati d'animo sostanzialmente differenti, perché Marco Donatangelo, è inevitabile che un po' di amaro in bocca per la partita di ieri contro contro il Matelica, pardon, che avrebbe potuto darvi uno slancio ulteriore, una caratura diversa al campionato. Sì, sì, sicuramente è stata un'amarezza per noi, anche perché a parte la vittoria a portata di mano, poi diciamo noi abbiamo avuto l'approccio giusto e meritavamo comunque sia sicuramente di non perdere, poi magari abbiamo pareggiato o potevamo vincere, ma sicuramente non dovevamo perdere. Peraltro con un episodio che poi rivedremo, calcio di rigore. Sì, l'episodio in diretta, cioè perlomeno io dal campo ho avuto la sensazione che non fosse rigore. Poi rivedendo il video ieri sera, ancora di più ho fatto caso che non poteva mai essere rigore. Certo. Comunque spalla a spalla, dentro aria, cioè senza che il difensore neanche dal colpo, mi sembra un po' generoso. Certo. Poi comunque con una squadra come il Matelica, va in svantaggio, loro comunque si coprono, se tu fai la tua partita non è facile rimontare, insomma. Per un San Nicolò che insomma esce, non dico ridimensionato, ma comunque esce con qualche amarezza da questa partita che, confermo, non meritava assolutamente di perdere. Vittorio,
Oggi una sofferenza incredibile contro la Vispesa. Peraltro, non so se lo sapete, ma Vittorio Mariani ha una clac che lo segue a Isola del Gran Sasso, che ti sta seguendo, di amici che salutiamo. Uno lo conosco, lo saluto particolarmente. Dicevamo, oggi a un certo punto sembrava aprirsi il baratro sul 2-1 per la Vispesa. Poi? Beh sì, oggi era stata una partita molto difficile. Comunque... anche il campo, la temperatura non ci ha aiutato, più che la temperatura il vento, sì. Diciamo, ci ha messo un po' in difficoltà, perché era difficile, veramente difficile giocare. A un certo punto il calcio di rigore, Falomi ha dovuto riprendere il pallone perché si stava muovendo. Ultimamente sono 2-3 partite che quando giochiamo in casa tira un vento che crea veramente molti problemi a giocare. Oltre alle condizioni del terreno, nonostante tutto eravamo riusciti a trovare il vantaggio. Poi ci sono stati due episodi che sono stati, secondo me, le uniche due azioni fondamentalmente che ha fatto la Vispesaro. Questi due episodi ci hanno detto male, abbiamo preso due gol e siamo andati in svantaggio. Poi il rigore è stato dato proprio ad un minuto dalla fine del primo tempo. Poi dentro il secondo tempo negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e comunque dovevamo cercare di cacciare fuori gli attributi e vincere per forza questa partita, perché era troppo fondamentale per noi, non potevamo sbagliare. Certo. E alla fine, il secondo tempo, abbiamo fatto una grossa partita, secondo me, li abbiamo messi lì per tutto il secondo tempo e siamo riusciti a vincere questa partita con due gran gol di Massimo che entrava dalla panchina. E quindi è una vittoria importantissima che ci ridà anche un po' di morale che ultimamente era mancato. Certo. Allora cominciamo con Chieti Vispesaro, 3-2 il servizio di Valeriano De Angelis, vediamo. Il Chieti non può più permettersi passi falsi. Ulteriori esitazioni prospetterebbero la zona play-out e lo scontro diretto con i marchigiani della Vispesaro è da vincere a tutti i costi per evitare gli spareggi in retrocessione. Anche i biancorossi sono dello stesso avviso e si fanno subito sentire. Veloce azione dialogata con Falomi che cerca di finalizzare al meglio. Poi lo stesso attaccante non ci crede quando il centrale neroverde sbardella, si dimentica del proprio ruolo creando una ghiotta occasione per centrare la porta teatina, ma l'istinto di Romagnello evita il peggio, dando coraggio ai compagni di reparto. E l'iniezione propizia, perché dopo vari tentativi di guadagnare spazi offensivi, al 30° ci pensa il mattatore neroverde Dos Santos con una autorevole discesa sulla fascia, dove non lascia scampo per l'estremo Molinaro. Ma le incertezze difensive dei padroni di casa si ripetono, la squadra di Marino va in apprensione e subisce la rete del pareggio con un tiro magistrale di Giorno che riscalda i 50 tifosi marchigiani, che più tardi si eccitano quando il signor Luciani decreta un calcio di rigore legittimo per gli ospiti che vanno in vantaggio. Falomi spiazza Romagnello. Marino non rimescola le carte e confida nel senso di responsabilità e di compattezza mentale nel secondo tempo, ma il Chieti, al di là del tiraccio di Fiore, al 17° non riesce a riequilibrare le sorti della gara. La concentrazione dei neroverdi viene meno al 20° con un rinvio sbagliato, ma le proteste del pubblico si attenuano al 25° quando il neoentrato Massimo, che ha sostituito Varone, patrimonializza una palla vagante nella tre quarti ospite e non ci pensa più di tanto ed infila Molinaro ed il gruppo neroverde teneramente si abbraccia. Pare che gli ospiti vogliano portare il cosiddetto punticino in cassaforte, ricorrendo anche ai tradizionali tatticismi, ma i teatini non assistono, anzi sono convinti che l'avversario non è irresistibile e così ci vuole un'altra superba individualità di Massimo per rinsaldare la fiducia con la fede neroverde. Qualcuno mugugna, ma in fondo a San Valentino più dolce di così non poteva andare.
Un San Valentino dolce per i colori nero-verdi. Vittorio, ma che cosa è cambiato dall'arrivo di Marino? Due partite, quattro punti, ma perché prima le cose erano diverse, adesso è migliorato qualcosa? No, guarda, secondo me prima la cosa che ci ha condannato sono stati gli episodi. Comunque abbiamo perso partite come Fermana e Avezzano dove siamo stati noi a fare la partita dal primo al novantesimo. Con la Fermana un tiro e abbiamo preso gol. Con l'Avezzano stessa identica cosa. La prima volta loro sono affacciati davanti e hanno fatto gol. Poi partita fatta quasi solamente da noi, e abbiamo il secondo gol, l'abbiamo preso alla fine, abbiamo perso 2-0 a Vezzano, quindi secondo me prima gli episodi non sono stati a nostro favore, adesso fortunatamente qualcosa gira di più. Fortunatamente qualcosa ha cominciato a girare. Certo. Poi gli episodi anche oggi hanno rischiato comunque di condannarci, perché il rigore che è stato concesso a Vispesa, secondo me, è stato un po' generoso. Tra poco, anzi no, facciamo una cosa, vediamoli subito gli episodi da Moviola, perché li commentiamo insieme a Emanuele Pesoli, che è un grande difensore, e siccome uno riguarda Sbardella e uno riguarda Del Grosso, il fallo da rigore è di Del Grosso, poi il retropassaggio su cui è protestato a Vispesa non mi pare fosse di Sbardella. Sì. Allora cominciamo con il calcio di rigore, 46esimo minuto del primo tempo. Del Grosso affronta un giocatore del Vispesaro così. No, non è rigore, c'è stato sicuramente un contatto corpo a corpo, ma ecco, come vedi la palla insomma la tocca con il piede destro Federico, credo che rigore... tocca Bartolini. E il 2 è Federico, no? Beh, sì, sì, Grosso, Federico, no? Del Grosso contro Bartolini. Contro Bartolini, non lo conosce il ragazzo. E no, non è rigore perché comunque dentro l'area, cioè, se ne vedono tantissimi di questi corpo a corpo. Poi, ecco, a maggior ragione la palla è stata spostata e quindi secondo me generosissimo. Vediamo l'altro episodio da Moviola, perché poi avremo la Moviola anche di San Nicolò Matelica. Questo è un retropassaggio. Io l'abbiamo messo, ma per me non vale nemmeno la pena commentarlo. La Vispesaro voleva il retropassaggio, ma è stato concesso il retropassaggio. Ma in realtà è un... cioè, Sbardella si vede chiaramente che vorrebbe rinviare all'indietro. Sì, giusto? Poi, cioè, considerando anche quello che abbiamo detto prima, che c'erano dei fattori comunque atmosferici che creavano un po' di disagio, quello del vento, insomma, credo che lì va pure un attimo alla la tolleranza dell'arbitro, no? Perché certo, comunque la palla cambia da un momento all'altro, tu vai a calciare per rinviare la palla e invece esce fuori un, tra virgolette, un retropassaggio e non puoi fischiare assolutamente punizione in gioco, certo, in aria. Sentiamo le interviste, il post gara, cioè, sono anche le dichiarazioni del presidente Pomponi, che dice, beh, se i tifosi contestano, fanno bene a contestare. Le ascoltiamo. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto sempre la partita, anche prendendo gol, facendo degli errori, ma non ci siamo fatti condizionare dall'esterno, perché ci credo, la gente vuole i risultati, e noi stiamo impostando un lavoro diverso, pensando al risultato. Io penso che la squadra, giocando di questo passo, con questa intensità e anche nelle situazioni difficili, la squadra ne viene fuori perché c'ha la qualità, però giustamente il pubblico è un po' amareggiato, ma penso che col tempo lo porteremo dalla nostra. Abbiamo fatto 4 punti, io penso che la squadra è sempre stata equilibrata in campo, cercando di fare la partita facendo degli errori, ma ricordatevi che qui non c'è un campo di calcio. C'è un campo di patate fuori. C'era anche il vento. C'era il vento. Per dire, questi ragazzi vanno aiutati, va comunque continuato a insistere su certi aspetti, perché io, per come la vedo io, se bisogna buttare via la palla a casaccio, io non la vedo così. Io vedo che i giocatori mi stanno seguendo, anche nello sbaglio, abbiamo continuato a giocare e poi ci credo che c'è il singolo, tutti hanno il singolo. Torno sempre volentieri qua in Abruzzo perché ho avuto delle ottime esperienze. Però adesso sono alla Vispesaro e abbiamo un obiettivo da raggiungere tra tante difficoltà. Oggi
e ne avevamo tante, diciamo, di difficoltà e confidavamo un risultato utile che a tratti sembrava era la nostra portata. Poi, come ho detto un attimo fa, abbiamo perso un po' di equilibrio, un po' di metri in mezzo al campo perché le caratteristiche dei giocatori che avevamo erano tutte offensive, quindi siamo mancati quel tipo di giocatore che ci poteva dare una mano per tamponare, ecco, il forcing del Chieti. Dedicata a tutti quanti, bella vittoria, bellissima vittoria. Sì, primo tempo contro vento, il vento non permetteva di giocare alla difesa, praticamente ci siamo fatti tutte le azioni di attacco, ci siamo fatti da soli, per cui va bene così. Logicamente Miano poi ha tirato fuori dal cilindro due conigli e praticamente l'abbiamo vinta, l'abbiamo fatta nostra. Questa squadra si mette in testa e devono morire dentro al campo per questi colori. Ma lo diciamo dall'inizio del campionato. Evidentemente ci sentono bene. Ecco perché evidentemente ci sentono bene. Però questa squadra inizialmente va a corrente alternata. Purtroppo, come tutti ben sapete, non ho fatto mai due risultati uno attaccato all'altro positivi. Sperando che questa, non lo voglio neanche dire per i dovuti scongiuri, che speriamo che sia un piccolo inizio fino a fine campionato. Non diciamo niente, va bene così. Importante erano i tre punti, perciò adesso non si parla niente, testa bassa e lavorare. Se hanno fatto questo, hanno fatto bene a farlo, se sentivo fare questo qua, ognuno è pronissimo a fare quello che vuole. Per cui se loro hanno reputato opportuno fare questo, hanno fatto benissimo, va bene. Queste sono le dichiarazioni del post gara. Vittorio, ha detto il presidente, dovete morire nel campo, mi sembra. Comunque bisogna dare tutto. Ma sicuramente... non credo che nessuno di noi, anche nelle partite precedenti, non abbia dato il massimo. Come ho già detto, purtroppo l'episodio nel calcio è la prima cosa, è fondamentale. Qui c'è un tifoso che insomma non è proprio d'accordo. La verità non è né il campo né il vento, è che siete scarsi e non meritate questa maglia. Mi sembra un po' ingeneroso questo messaggio da parte di Marco, perché poi insomma questa squadra la partita l'ha recuperata e l'ha vinta poi contro la Vispesaro. Poi magari gli obiettivi ad inizio anno potevano anche essere diversi, ma insomma poi va da sé che le cose prendano una piega diversa e bisogna accontentarsi a volte. Chiedini, Giuliesi e compagnia bella, questa è la vostra dimensione, andate a tifare per il basket, ci guadagnate di salute, esiste solo il Pescara. E ovviamente lo sfottò ci sta, però questa è una vittoria che un po' morale la dà, è inevitabile. Ma, sicuramente, come ho detto prima, era fondamentale fare punti oggi perché... ci tirava fuori da una situazione comunque di classifica e si cominciava a fare difficile, ma come ti ho detto ci dava comunque morale, che secondo me era la cosa di cui avevamo più bisogno, certo, in questo momento, perché secondo me le qualità questa squadra le ha per fare bene. Come secondo me quello che dice il tifoso, quello vorrei rispondere al tifoso dicendo che non sono scuse quelle che ho detto del vento oppure di altri fattori, purtroppo è la verità, diciamo è un dato di fatto. Poi che bisogna migliorare, cioè, nel calcio c'è sempre, tutti quanti possiamo migliorarci, io sono il primo che ci metto la faccia e dico che bisogna migliorarsi e ognuno di noi ha dei limiti e quindi bisogna curare questi limiti e migliorare, sicuramente. Sì. Assolutamente. Marco, allora con te iniziamo dalle note dolenti, dalla moviola, ovvero dall'unico episodio moviola, ma che poi la partita inevitabilmente l'ha indirizzata verso il Matelica. Siamo nell'anticipo ovviamente al 30° del primo tempo, questo è il calcio di rigore, il contatto è tra Ilari e Rapino, Rapino viene anche ammonito nella circostanza, ma... e come hai detto anche tu, ma noi avevamo avuto più o meno la stessa sensazione anche dalla tribuna che non è proprio vicinissima al campo, posso assicurare che il rigore non ci fosse. No, infatti, più che altro lui prima appoggia la spalla, poi nel momento in cui dovrebbe dare la spinta, lui alza le mani, cioè quindi è impossibile, cioè per me, per come la vedo io, cioè mi sembra generoso, mi sembra. Emanuele, difficile... ma guarda, un rigore inesistente. Io... ma c'è anche un'analisi. Ma no, ma è uno spalla a spalla, cioè proprio non, il difensore non usa né le gambe né le braccia per spostare. Cioè, assolutamente. Certe volte ci sono arbitraggi incredibili, cioè, sembra che quasi vogliono essere i protagonisti della partita. E questo soprattutto capita negli arbitri giovani, che sono bravi, però
vogliono essere i protagonisti e prendono queste decisioni che vanno poi a turbare anche gli equilibri della partita, sì. Ma parlo a livello proprio morale, cioè perché comunque poi ti innervosiscono, no? Sì. E quindi sono molto, molto dubbioso su questo rigore. San Domenico è pronto per la B, ti chiede Bruno da casa. Allora, Sasà è un giocatore secondo me straordinario a livello tecnico, ce ne ho visti pochi, infatti se lo chiediamo ad Andrea Costantini, che in redazione, per lui è pronto per la A, però deve migliorare un pochino la fase difensiva, perché nelle categorie superiori troverà allenatori che gliela richiedono e ne sono veramente la vogliono assolutamente da parte di un attaccante, vedi, per dire Oddo con Caprari, con Benalì, sì. E prima di tutto dare una mano a livello difensivo e poi offendere e divertirsi quanto vogliono quando hanno la palla. Lui deve migliorare sotto questo aspetto, per il resto è un giocatore che non conoscevo e mi ha stupito. Marco, chiusa questa parentesi legata a San Domenico, a proposito di questo arbitro Davide Moro di Schio, perché questo è il calcio di rigore, ma in realtà, come diceva prima Emanuele, che la partita non l'ha neanche vista, è stata un po' la gestione complessiva della gara, perché sembrava un arbitraggio all'inglese, poi però alcune cose le fischiava e alcune cose no, cioè se arbitri all'inglese è un conto, poi se arbitri come ti pare... Sì, ma infatti la cosa che ha colpito è che pronti via non fischiava niente, quindi pure a centrocampo qualsiasi palla mezza e mezza e potevi entrare duro, qualsiasi cosa non la fischiava, lasciava molto giocare. Era anche probabilmente una scelta giusta, perché è una partita che si è giocata secondo me a ritmi abbastanza sostenuti, quindi anche diciamo, per favorire lo spettacolo mi sembrava giusta come scelta. Poi però magari per esempio qualche fallo, per esempio in fase di pressing quando il difensore è in difficoltà e praticamente cerca il fallo, gli ha dati con troppa leggerezza per esempio. E poi per non parlare poi del rigore, anche perché poi tra i giocatori in campo, sia tra noi e quelli del Matelica, c'era una partita comunque molto leale, anche se comunque c'era molta foga agonistica. Tra noi giocatori non c'è stato nessuno screzio, niente che poteva innervosire la partita. E un po' questo atteggiamento dell'arbitro, secondo me, ha fatto innervosire una partita che non si sarebbe mai potuto innervosire. Certo. Allora, noi scendiamo negli spogliatoi, sentiamo le interviste di ieri pomeriggio, perché Massimo Epifani, vostro allenatore, poi insomma, ha parlato dell'arbitraggio di questo Davide Moro di Schio. Lo ascoltiamo. Mister, dopo questa vittoria contro il San Nicolò, lei ci crede ancora nella rimonta? Ma diciamo che quello che mi interessa è pensare a una partita alla volta. Un risultato di grandissima importanza e di grandissimo spessore, soprattutto perché è venuto al termine di una prestazione che abbiamo fatto quasi per lunghi tratti a cercare di limitare l'avversario, che ci ha messo in grandissima difficoltà, che ha giocato un grande calcio fino quasi ad entrare nell'area nostra. Noi siamo stati bravi nel sacrificarci, abbiamo cercato di limitarlo il più possibile, sapevamo che era molto difficile, ma raramente siamo stati così in difficoltà. Non siamo stati poi molto lucidi nel capitalizzare le ripartenze, abbiamo avuto due o tre situazioni importanti per poter chiudere la partita, più che altro situazioni create da Esposito in contropiede, al quale oggi abbiamo chiesto nella fase offensiva di fare reparto da solo e credo l'abbia fatto bene. Avremmo preferito fare una prestazione forse un pochettino più convincente. Epifani, amareggiato per come è arrivata questa sconfitta, se può consolare, per quanto può consolare, la sensazione anche dalla tribuna che quel calcio di rigore che ha deciso la partita in realtà non ci fosse. Ma inesistente anche per il metodo di giudizio che aveva l'arbitro fino a quel momento. Siamo andati sotto in un primo tempo dove secondo me stavamo facendo benissimo, stavamo giocando solo noi, con grande personalità, con grande velocità, ti ritrovi sotto di un gol e poi il secondo tempo avete visto tutti, perché ogni piccolo, tutti i piccoli falli che potevamo andare in porta sono stati fischiati contro. Credo che era difficile oggi raddrizzare il risultato. Mi dispiace per i ragazzi perché hanno dato tutto, hanno fatto una grande partita e meritavano secondo me qualcosa di più oggi. Senti, però c'è qualcosa che cambieresti, che non rifaresti, che faresti in maniera diversa?
No, rifarei tutto perché la squadra gioca, ha lottato, ha ricoverato palloni. È logico che ci siamo esposti a qualche contropiede di Esposito, perché nel momento in cui siamo stati in svantaggio gli abbiamo concesso quello che è la sua forza, quello di partire nell'uno contro uno. Però credo che oggi, credimi, da 20 anni che sono nel calcio ho visto qualcosa che, non ha, che ti fa rimanere con la mano in bocca, perché lavoriamo tutta una settimana con grande abnegazione, con grande voglia. Vedere i ragazzi dentro lo spogliatoio con la testa bassa dopo una prestazione del genere mi dispiace. Insomma, riassunto un po' il pensiero, eravate effettivamente un po' demoralizzati alla fine. Beh sì, sicuramente, sia perché comunque per noi era anche un banco di prova, perché fino adesso abbiamo fatto bene, ci stiamo affermando tra le grandi, e per noi comunque giocare contro il Mateli, che in casa poteva rappresentare anche, ci poteva aprire anche altri scenari, come dire. Però vabbè, purtroppo è andata così, il calcio lo sappiamo tutti, è fatto di episodi, magari se metti la palla dentro subito il rigore non ti cambia, ti sposta poco o niente, purtroppo è andata così, però dobbiamo prendere le cose positive, che secondo me la prestazione è stata una, secondo me, delle migliori stagione, e continuare su, quella, su questa strada. Senti, il 4-2-3-1 sembra proprio il modulo adatto a, a te, tu e Petronio, con i tre davanti e Bucchi riferimento centrale. Ma sì, sì, io e il capitano ci trovo molto bene in mezzo al campo, perché abbiamo appunto l'obiettivo di fare gioco anche dal basso, e poi davanti abbiamo comunque sia tanta qualità, quindi nel momento in cui tu li riesci a innescare ci sono molte probabilità di fare gol. E poi comunque il 4-2-3-1 è il credo del mister, noi lavoriamo su quello, e il mister vuole che giochiamo la palla a terra con ritmi alti, anche magari cercando di fare la giocata più semplice, evitando di sbagliare per dare ritmo. E diciamo che ieri specialmente questo ci è riuscito molto bene, peccato non aver finalizzato, però siamo contenti per, diciamo, la prestazione che siamo riusciti a fare, anche visto il lavoro fatto in settimana e dall'inizio dell'anno. Cosa ci scrive? Che San Domenico è da Roma, che il rigore per lui c'era, ma non sappiamo se è quello di San Nicolò o quello di Chieti. Intanto vedete che scorrono, ovviamente quelli che vedete tagliati sono 240 caratteri, non è colpa nostra, noi non li tagliamo, ma 240 caratteri più il sistema non li prende, quindi si tagliano automaticamente, quindi magari cercate di, se volete, di essere un po' più concisi. Domanda per Agostini, forse Costantini. Presidente Paris sembra sia stato avvicinato dal Chieti Calcio, potete confermare o sono solamente rumors? Considerazione personale, gli avezzani si dovrebbero riflettere che l'anno prossimo giocheranno in terza categoria. Noi ovviamente non ce lo auguriamo. Voi andate a Pesaro la settimana prossima. Hai già chiesto consiglio a Vittorio Mariani? No, io sono direttamente allo stadio. Ah, sei andato, quindi praticamente c'era una delegazione del San Nicolò allo stadio di Chieti, perché c'era anche il tecnico. Vabbè, io comunque il Chieti lo seguo sempre, perché a parte sto di là, poi sono tifoso da quando sono piccolo, quindi oggi ho avuto la giornata libera, sono andato allo stadio. Intanto questo messaggio lo facciamo leggere. No, Maurizio, riproponilo, perché dobbiamo salutarlo, il tipo in questione. Tutto il bar Flacco di Isola del Gran Sasso sta guardando TV6, grande Vittorio e grande Jacopo. Ci scrive Pietro, che saluto, che ringrazio, ci vediamo domani pomeriggio, e salutiamo ovviamente il bar Flacco di Isola del Gran Sasso. Immagino, Vittorio, che lo vuoi salutare anche tu. Sì, contracambi saluti. Va bene. Allora, noi adesso ci spostiamo a vedere la partita dell'Avezzano, 0-0 contro il Monticelli. Riapriamo la parentesi Avezzano, anche se poi avete sentito a fine gara c'è stata la decisione del presidente Paris di mettere in vendita la società al costo di un euro. Il servizio è di Paolo Renzetti. Brutta gara e logico 0-0 al De Marsi fra due squadre che si sono praticamente annullate in 90 minuti, che si fa fatica a commentare data la pochezza di gioco in un match disputato su un campo al limite della praticabilità a causa della pioggia caduta per gran parte del match. Dopo le sconfitte con Castelfidardo e Fermana ci si attendeva qualcosa in più da Bisegna e compagni, che hanno messo in campo tanta buona volontà e poco altro. Per il Monticelli non è stato così difficile uscire dal De Marsi con un punto sicuramente meritato.
meritato. Si comincia con uno striscione di contestazione della Nord contro squadre e società. Le ultime sconfitte, oltre ad aver allontanato la zona playoff, hanno infatti acuito il clima di diffidenza degli ultrabiancoverdi nei confronti di Bisegna e compagni. Nel freddo e grigio pomeriggio del De Marsi, poco più di 250 i tifosi presenti sugli spalti. I 22 in campo sembrano adeguarsi al piovoso pomeriggio avezzanese, dando vita ad una gara deludente, priva di emozioni. Per i due portieri Davino e Mecca, nemmeno un intervento di ordinaria amministrazione nella prima mezz'ora di gioco, contrassegnata dalle pessime condizioni del campo, che non ha certo agevolato le giocate delle due formazioni. Bisogna così attendere, tra sbadiglie e qualche fischio, l'ultimo minuto di gioco del primo tempo per vedere una conclusione insidiosa del marchigiano Margarita, che dai 28 metri alza però il pallone sopra la traversa della porta difesa da Davino. Nella ripresa si ricomincia sulla stessa falsa riga del primo tempo, con tanta buona volontà dei giocatori in campo ma poche idee. Il campo sempre più pesante complica ancora più le cose. Al quarto d'ora e dunque dopo un'ora esatta di gioco arriva la prima conclusione nello specchio della porta ad opera di Genova dell'Avezzano, con una parata facile facile di Mecca. Passa un minuto e tocca a Bisegna provarci dalla distanza con il pallone, che però termina alto. L'Avezzano spinge, ma per i ragazzi di Lucarelli non è giornata, visto che solo su punizione al 35esimo i biancoverdi si rendono pericolosi con una conclusione di Tabacco che viene parata da Mecca. Il finale vede il forcing infruttuoso dei padroni di casa, che devono così masticare ancora amaro per uno 0-0 che serve davvero a poco. E al 91esimo bocche cucite in casa avezzanese per il silenzio stampa deciso dopo la sconfitta di Fermo. Silenzio stampa in casa Avezzano, parla invece il tecnico del Monticelli Stallone. 90 minuti che hanno detto poco, però d'accordo. Ma hanno detto poco da un punto di vista tecnico, ma non poteva essere diversamente, non per volontà né del tecnico Stallone né del tecnico dell'Avezzano in questo caso, vuol dire è dovuto solamente al campo, campo totalmente impraticabile, campo non per giocare una partita di calcio, campo con un fango che voglio dire fermava ogni tipo di azione di gioco e quindi era impossibile giocare, quindi voglio dire si sono visti invece 22 ragazzi in campo che hanno messo il cuore, hanno messo l'anima, l'entusiasmo, il sacrificio per voler fare il risultato a tutti i costi, quindi un plauso a tutte e due le squadre che hanno dimostrato che stanno sul pezzo, che non mollano un centimetro, ricordando la famosa frase di Al Pacino, centimetro per centimetro, e questo dovrebbe essere secondo me molto molto positivo, perché in un campionato così difficile dove ogni domenica c'è un equilibrio massimo, ci sono almeno 8-9 squadre coinvolte per questo sest'ultimo posto, non si può mollare di un centimetro, quindi complimenti ai miei ma complimenti anche alla Vezzano. I tifosi di casa che però non hanno gradito lo spettacolo e soprattutto lo 0-0. Ma i tifosi di casa, da quello che so, sono in contestazione non tanto dalla partita di oggi ma da un po' di tempo. Io dalle immagini che ho visto, secondo me l'Avezzano nelle ultime partite è stato molto molto sfortunato, meritava di più, aveva fatto un gran gioco, un bel gioco, aveva perso delle partite in maniera immeritata. Oggi invece chiaramente il gioco non c'è stato da parte di nessuna due squadre, pur essendo due squadre che hanno nel loro DNA, nella loro identità e la volontà di giocare, ma lo ripeto, non è un alibi, è un dato di fatto, basta se riprendete due secondi da vicino il campo, era impossibile giocare, quindi oggi non era la partita per palatifini, oggi era una partita per gente che doveva vedere l'entusiasmo, la grinta, la voglia di lottare, e credo che i giocatori dell'Avezzano e i giocatori del Monticelli meritano un applauso per come hanno sudato sette camicie fino all'ultimo minuto. Eccoci rientrati ancora per l'Abruzzo del pallone. Oh, mi sono dimenticato di chiedere a Marco Donatangelo, in attesa di questa sera. Lo riconosci Marco, quello a sinistra, sì, quello a destra vale la pena, perché sai che tra un po', tra 11 minuti inizia il posticipo. E lo saluto Matteo Falzon, saluto caramente, gli auguro in bocca al lupo per la partita, l'uno contro l'altro. Ti dicevo, mi sono dimenticato di chiederti l'impressione di Vittorio Esposito di ieri pomeriggio, perché praticamente ha giocato per larghi tratti di partita, non dico da solo, ma quasi. Sì, ma infatti noi sapevamo comunque, conoscevamo la sua forza e l'abbiamo preparata, abbiamo preparato la partita anche su quello. Soltanto che magari un po' ha sorpreso anche noi, cioè perlomeno me, perché lui comunque sta schierato come centravanti e non c'ha, non c'ha le caratteristiche di un centravanti. Sì. Però veramente ti dava l'impressione che poteva cambiare la partita da un momento all'altro, cioè totalmente da solo. Poi i compagni ogni palla cercavano sempre lui. Cioè, a me personalmente è impressionato, secondo me è veramente un grande giocatore. Intanto un plauso da Mimma Mandolini a Pesoli e alla linea difensiva dell'Aquila, però Pesoli lo ha visto Esposito
all'opera nel ritiro del Pescara. Ma questo giocatore, come è possibile sia così forte e così che non riesca mai a fare il salto di qualità? Guarda, Vittorio appena arrivato a Pescara sembrava veramente che facesse parte di questa categoria della Serie B da sempre, perché comunque ci stava alla grandissima. Infatti si parlava che comunque Pescara avrebbe puntato su di lui. Poi ci sono stati dei fattori che sinceramente non ho ben capito, e lui aveva la possibilità tranquillamente di andare in una Lega Pro, se non sbaglio anche all'Aquila stessa. Poi non lo so, lui comunque ha sempre fatto questa scelta qui di fare il dilettante in Serie D, sicuramente avrà un vantaggio economico, avrà sicuramente è un giocatore di blasone, no? In Serie D, quindi si sente importante, ma secondo me poteva diventare un giocatore importante anche nelle categorie superiori. Non lo so sinceramente, questa scelta mi lascia un po' interdetto, perché comunque da modo avere un po' di rimpianti poi nel futuro, no? Certo. Perlomeno io ragiono così. Però comunque un ragazzo d'oro, un ragazzo a posto, si dice che è un po' una testa calda, invece io l'ho conosciuto nelle 3 settimane di ritiro e posso dire che è veramente un buon ragazzo, oltre ad essere un ottimo giocatore. Intanto Doriano ci manda questa foto. Sì, Andrea. No, ma il messaggio precedente, Mima Mandolini è la campionessa di kickboxing. Può darsi, Andrea. La conosce Emanuele? No, non la conosco. No. Okay. Andrea, tu confermi? Io non sono un esperto. No, o è un caso di omonimia, altrimenti è la campionessa di kickboxing pescarese. Allora gli diamo ragione. Qualsiasi cosa abbia scritto, vero? Gli diamo ragione. Sì, se è una campionessa mondiale di uno sport comunque. Assolutamente. Noi sì. Siamo grazie. Assolutamente grazie. D'accordo. Comunque, scherzi a parte. La salutiamo. Andrea, prima non so se era per te, c'era scritto Agostini, ma penso che sia per te la domanda se Paris era stato avvicinato dal Chieti. Eravamo in debito di questa risposta. Ma non credo. No, non penso. Il presidente dell'Avezzano. C'era un messaggio che diceva in precedenza: vieni a Chieti a darci una mano ora che esci fuori dall'Avezzano. Però non penso che ci sia stato un abboccamento di questo tipo. Intanto un appello, scrive Paolo, al presidente del Teramo Campitelli: prendiamo Dos Santos ed Esposito. Vittorio, ma Dos Santos è veramente anche oggi andato in gol. Quasi fondamentale dal punto di vista realizzativo. Secondo me Dos Santos è uno degli attaccanti che quest'anno sta facendo meglio nella categoria. Io l'ho sempre affrontato, diciamo, da avversario nei anni passati. Quest'anno è la prima volta che ci gioco insieme ed è veramente, per noi è veramente il nostro punto di forza. Basti guardare che 3 partite senza di lui, in fase realizzativa abbiamo fatto poco. Comunque ha delle qualità con cui riesce a fare reparto da solo. Quest'anno, a differenza di altri anni, dove forse in Serie D aveva un po' faticato a trovare con costanza il gol, sta trovando anche questo. Secondo me è un attaccante che ha trovato, diciamo, l'ambiente giusto e ha trovato la giusta mentalità per fare il salto di qualità. Secondo me è da categoria superiore. Dato, ti chiedono rapidissimamente, perché dobbiamo vedere il servizio della Miterina e poi anche Jesina Giulianova, se Varone è pronto per il salto di qualità. Ma secondo me sì, anche Ivan è un altro ragazzo come Dos che, oltre a essere ottimi giocatori, sono due ragazzi veramente a posto, che sono sempre concentrati su quello che fanno, ma secondo me non sono gli unici giocatori che a Chieti possono fare il salto di qualità. Comunque ci sono persone che hanno fatto già categorie importanti, come Federico Del Grosso, come lo stesso Massimo che ci davano prima, Fiore,
Comini, comunque ci sono giocatori importanti, però loro due in questo momento sicuramente sono due ragazzi che stanno facendo veramente bene a Chieti. Però possono fare il salto di qualità. Sì, intanto cioè, Valerio chiede a Mariani se va bene la pizza tartufo e bufala. Va bene? Eh? Sì, sì, va bene. Va bene. Andrea, dici. Pure per me andrebbe bene. Per tutti, io. No, Varone non è che deve fare il salto di categoria, deve tornare dove stava, perché Varone nello scorso anno, ma anche gli anni precedenti, era in Lega Pro, e quest'anno che è sceso di categoria. E poi una domanda, ma possibile che in una squadra come il Chieti, in difficoltà, che rischiava di sprofondare in zona playout, un giocatore come Massimo deve fare la panchina? A me sembra una scelta tecnica alquanto strana, due partite panchinato, ora è vero che ha fatto 4 punti Marino, ma oggi Massimo, se non si inventava quei due gol, il Chieti forse certo era in una zona a dir poco pericolante. Non mi sembra che questa squadra possa fare a meno di un giocatore di questo livello, da metterlo in panchina, o non sta bene o altrimenti non si spiega. Intanto il Matelica dice, il nostro telespettatore, avendo un presidente veneto, ogni volta che viene arbitrato da un arbitro veneto casualmente vince. Però dobbiamo correre, dobbiamo vederci il servizio della Miternina che ha pareggiato questo pomeriggio 1-1 contro la Folgore Beregra. Vediamo. Un pareggio beffa per la Miternina, che probabilmente meritava qualcosa in più del punto ottenuto. I giallorossi di mister Angelone, oggi squalificato e sostituito in panchina da Nappo, pagano un primo tempo disputato sottotono e l'episodio che ha portato in vantaggio i marchigiani al sesto della ripresa. Il forte vento e la pioggia ha poi creato notevoli difficoltà a entrambi le squadre. Per la cronaca si fa notare la Miternina al settimo. Terriaca sul lato sinistro mette mezzo per Giordano che calcia alto. Dopo due minuti la risposta della Folgore, grazie al diagonale di Padovani che viene respinto di piede da Di Vincenzo. Queste sono le due azioni di un primo tempo in cui è prevalsa la paura che ha condizionato entrambe le compagini che sono alla ricerca di punti salvezza. Quasi a inizio riprese i marchigiani si portano in vantaggio inaspettatamente. Al sesto un rilancio in avanti a liberare il centrocampo. Sbarbati trova un buco nella linea difensiva locale, avanzando fino al limite dell'area e con un rasoterra in diagonale infila la rete. Trovato il vantaggio, la Folgore tira remi in barca e la Miternina si spinge in avanti alla ricerca almeno del pareggio. Al trentesimo Torbidone ci riprova in diagonale, respinge di piede Marani. 10 minuti e giallorossi conquistano il rigore. Terriaca entra in area e viene atterrato da Mandorlini, rigore ed espulsione. Dal dischetto Torbidone spiazza il portiere ospite. Continua l'assalto della Miternina, ma la gara si conclude in parità. In sala stampa a commentare il pareggio arriva solo l'allenatore dei marchigiani, Zaini. Noi nell'ultima parte della partita abbiamo concesso un po' troppo e quindi è chiaro che tu hai un ritorno dopo aver fatto il gol. È una cosa naturale di avere un ritorno di una squadra che gioca in casa, soprattutto una diretta concorrente per la salvezza. Quindi è chiaro che sia un ritorno all'avversario, lì dovevamo essere un po' più attenti, però comunque devo fare i complimenti ai ragazzi perché ho visto tanto impegno in mezzo al campo, tanta dedizione, tanta voglia e questo mi fa ben sperare per il futuro del proseguo del campionato. E il calcio non perdona, gol mangiato, gol subito perché Sbarbati di testa non ce l'ha fatta a chiudere verso la porta e poi abbiamo preso il rigore e quindi è giusto così. Noi, per noi comunque sia è un buon punto contro una diretta concorrente. Questo era il servizio del pareggio tra Miternina e Folgore e Beregra. Mentre andava il servizio abbiamo letto un messaggio che riguarda Marco, il direttore sportivo Francesco Micciola, sulla scelta di Bucchi. Un tifoso del San Nicolò chiedeva la scelta di Bucchi, che perlomeno questo tifoso lo lascia perplesso aver scelto Bucchi, ma siamo sicuri che veramente è stato un acquisto sbagliato? Io credo almeno a livello quantomeno a livello di spogliatoio no, e poi anche a livello di aiuto della squadra. Anche cioè non condivido assolutamente, perché anche a livello di gioco è una prima punta sicuramente fortissima, perché come penso che in categoria come mantiene palla lui, forse solo Pedalino. Sì, infatti.
e quindi lui magari adesso lo stanno attaccando perché ha trovato poco la via del gol, ma comunque per noi fa un grandissimo lavoro. Mi ricordo per esempio la partita con l'Avezzano, che dovevamo vincerla e loro ci pressavano, palla a lui e ci permette sempre di salire. Cioè, comunque è chiaro che quando lavori tanto per la squadra è normale che magari a qualche appuntamento in area puoi arrivare secondo col difensore, poi piano piano ora si è sbloccato anche col campo basso, speriamo possa trovare anche la via del gol, ma comunque nell'economia del nostro gioco è indispensabile. Difatti il periodo in cui abbiamo fatto meno punti e che ci mancava una prima punta con questo tipo di caratteristiche abbiamo sofferto. Certo. E invece lui sotto questo punto di vista ci dà veramente una grande mano. Soprattutto per supportare i tre alle spalle, ovviamente i giochi di sponde sono importantissimi. Un tifoso del Giulianova che è ovviamente deluso. Tra poco però, Andrea, il servizio di Jesina Giulianova. Manca poco, ci troviamo più o meno all'80esimo minuto della partita a livello di cronaca come scaricamento, quindi c'è da pazientare ancora poco, copriamo gli ultimi 10 minuti e poi vedremo Jesina Giulianova. Allora Andrea, io direi di riaprire un attimo il discorso legato alla Lega Pro con andando ad ascoltare Vivarini, perché poi ti faccio parlare dell'Aquila, perché lo sai dove va l'Aquila? Vogliamo a giocare anche gli highlights, visto che li abbiamo. Ah sì sì, ma no, perché lo sai dove va l'Aquila la settimana prossima a giocare? Sì, va allo stadio Valerio Baggigalupo. Ok, perfetto. Allora vediamo le immagini di Teramo Tutto Coio se sono arrivate. Certo, possono partire le immagini. Teramo con la formazione tipo 3-5-2 con Di Paolo Antonio sempre sulla fascia sinistra, con Cruciani, Amadio e Cenciarelli in mezzo, con Forte e Petrella in avanti. Dalla parte opposta c'è Scechilazze che guida il tridente, con anche la presenza di Giovinco nel trio d'attacco appunto del Tutto Cuoio. Teramo molto manovriero, ma fa fatica ad entrare nelle maglie del Tutto Cuoio. Conclusioni più che altro dalla medio-lunga distanza, in questo caso vediamo dopo questo scambio una conclusione centrale di Petrella con il destro, un po' più pericolosa sarà questa conclusione che dovremmo vedere tra poco di Cenciarelli con il sinistro, e c'è la parata di Ivano Feola che copre bene il palo alla sua sinistra. Poi qui c'è uno spunto sulla sinistra di Paolo Antonio che converge e fa partire questo tiro debole e centrale. Come vedete non sono vere e proprie occasioni da gol. Teramo che comunque fa la partita sin dal primo minuto, qui un cross morbido di Paolo Antonio, Tutto Cuoio sostanzialmente inesistente, anche se Lucarelli, sentiremo, si lamenterà per un contatto falloso nei primi minuti di gioco, che però non è inserito all'interno di questo blocco di highlights. Poi Amadio tenta anche lui dai 20 metri, palla fuori, e poi questa bella opportunità per Di Paolo Antonio che punta Marchetti, poi va a tirare ma allarga un po' troppo il compasso. Siamo addirittura ad arrivo del primo tempo, una correzione di Speranza, la palla attraversa tutto lo specchio della porta. Siamo qui nella ripresa, c'è questo bello spunto di Forte, dopo questo tiro il Teramo cambia modulo, entra Le Noci al posto di Cenciarelli, 4-2-3-1, e c'è questo spunto di Petrella dopo un triangolo con Le Noci, calcio d'angolo, sugli sviluppi arriva il gol, batti e ribatti, conclusione di Speranza, poi Forte trova la palombella giusta e scavalca il giocatore. Beh, mi sembra proprio, proprio a causa del cambiamento di modulo questo gol. No, diciamo che appunto era ironico. Da palla inattiva. Qui la clamorosa palla gol buttata al vento da Giovinco. E poi il Teramo che prova a chiudere la partita dopo il grosso spavento. Qui c'è un tiro debole di Le Noci che ha giocato a ridosso della prima punta Forte. Forte qui cerca una giocata alla Mancini con il tacco, ma non gli riesce. Poi questa è una rovesciata inguardabile di Calvano. E poi forse siamo al gol. Sì, dovrebbe essere il gol del raddoppio con Paolucci. Il cross ribattuto, poi il tiro di Amadio. Beh, anche questo, tutto per il nuovo modulo. Tutto grazie al nuovo modulo. C'è il tiro di Amadio. Peraltro mi sembra che sia in fuorigioco Forte davanti al portiere, secondo me è un gol da annullare, Feola pure dice era davanti a me, comunque non cambia la sostanza, il Teramo vince la partita 2-0 con le marcature di Forte e di Amadio. Perfetto, allora ci andiamo ad ascoltare
Allora, una domanda per Andrea Costantini: hai mai pensato di fare il direttore sportivo, visto la tua competenza, la conoscenza di tanti giocatori? A Teramo c'è un posto vacante. Allora, posso rispondere io? Vai. Posso rispondere io? Allora, vai. Io non lo so se ci ha mai pensato, ma chiunque prendesse come direttore sportivo Andrea Costantini farebbe un affaro, ne conosce le categorie. Lega Pro, fare il responsabile dell'area tecnica, se Lega Pro, Serie D e quant'altro come nessuno. Tanto è vero che poi vedrai Emanuele farà una disamina del Savona che vedrai. Allora ci andiamo ad ascoltare. Complimenti a mister Ammazzalorso e Pietro che oggi ha messo in panchina un po' di vecchietti. Ok, ci andiamo ad ascoltare Vincenzo Vivarini, poi la risposta di Andrea Costantini se ha mai sognato di fare il direttore sportivo. Prima Vivarini. No, avevamo preparata in questo modo la partita, venerdì avevamo provato anche 4-2-3-1, dovevamo essere molto attenti nel primo tempo nel cercare di tamponare le giocate, le palle lunghe del tutto cuoio, quindi dovevamo essere molto coperti in fase difensiva, dovevamo stancarli un po' perché il 4-2-3-1 prevede Petrella esterno. E Petrella lo dobbiamo far correre il meno possibile perché sia molto efficace. Nel secondo tempo dovevamo passare al 4-2-3-1, l'abbiamo fatto e penso che sia stata una mossa importante perché loro non riuscivano più a ripartire e noi siamo rimasti in fase offensiva, quindi accorciando le corse degli esterni e chiaramente dando spazio alle qualità di Petrella e di Paolo Antonio sulle fasce. Perché in quel caso lì riuscivamo a prendere le seconde palle solo con due mediani, ma sono cose che si provano, che si fanno e penso che portano i frutti, ma l'importante è che la squadra ci abbia questo spirito, questa voglia di ottenere il risultato sempre e di lottare su ogni pallone, di essere molto propositivi sotto l'aspetto del gioco. Penso che abbiamo fatto un 60-70% di possesso palla oggi, abbiamo creato tante occasioni, complimenti ai giocatori. È un ragazzo che si sta applicando tanto, sta lottando su ogni pallone, per un attaccante il gol lo trasforma, quindi di conseguenza in questo momento era diventato un po' appesantito di testa, voleva il gol a tutti i costi, quindi anche nel primo tempo se chiudeva i triangoli con Petrella potevamo sbloccare anche prima la partita perché Petrella ha cercato molto di triangolare con lui e lui voleva assolutamente il gol, quindi adesso che si è sbloccato insomma secondo me andrà sempre meno. Io sto già con la testa a Roma perché dobbiamo assolutamente ottenere vittorie, nemmeno i pareggi ci interessano, quindi dobbiamo assolutamente andare oltre l'ostacolo. Partita molto tattica da parte di tutte e due le squadre, dove non ci sono state occasioni, molte occasioni da una parte e dall'altra. La più importante l'abbiamo avuta noi con Giovinco e poi è stata una partita molto equilibrata, dove chiaramente l'esperienza, la maggiore esperienza del Teramo l'ha fatta, diciamo, l'ha fatta padrona, perché senza tirare mai in porta hanno vinto la partita con un calcio d'angolo e con un tiro deviato. Quindi io sono abituato a guardare, non siamo in Spagna secondo me qui dove si guarda il possesso palla, qua si conta le occasioni da gol e secondo me il Teramo, se poi mi sbaglio scusatemi, può darsi sia un po' di stanchezza post partita, ma io mi ricordo un'occasione da gol del Teramo, mi ricordo bene quella di Giovinco, mi ricordo bene un rigore su Scichilazze dopo 7 minuti con Scichilazze davanti al portiere. Poi non mi ricordo, fermo restando poi complimenti al Teramo perché quando si vince partite come queste è un segnale importante di unità, di voglia, di motivazioni, di partite. Ha usato l'altra settimana un collega molto più illustre di me, Allegri, ha detto in una partita vinta alla Juve col Genoa sono importanti anche le partite sporche nel senso dove c'è da sudare, c'è magari da tenerla in bilico il risultato fino alla fine. Oggi il Teramo ha vinto in quel senso, ha vinto in quella maniera, ma è importante, magari vincessi io le partite così. Quindi la sua squadra
po' piccato. Cristiano Lucarelli, scusate, ma il prossimo derby Chieti Pescara quando si gioca mai? Va bene, questi sono gli sfotto che ci stanno nel, nel calcio. Allora, aspettando Jesina Giulianova, Andrea, che è ancora in download. Un minuto e ce l'abbiamo. Yes. In TV non puoi andare con quella catena solo camicia, comunque sei un po' un calciatore. Immagino il riferimento sia a Vittorio Mariani e alla sua catenina. Tra un po' gli facciamo magari, se togliamo il messaggio e la inquadriamo, davvero di grande style, eh? La facciamo vedere. Eh? Peraltro Marco Donatangio un po' di puntate fa aveva ripreso Terrenzio, il compagno di squadra. Eccola qua la catenina, in tutto il suo splendore, è proprio il caso di dirlo. Allora facciamo così, vediamo il prossimo turno. Cos'è questo? Per il Giulianova, Shezan 76, fantastico, vestito da Babbo Natale. Va bene, salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto, è iniziato il posticipo. Vediamo il prossimo turno, ovviamente, cominciando dalla Lega Pro, perché giocate di sabato, vero Emanuele? Sì. Sabato pomeriggio, Savona L'Aquila, queste le partite, 23esima giornata, Carrarese Arezzo, Lucchese Pistoiese, Luparoma Teramo, Maceratese Ancona, Rimini Pontedera, Siena Sant'Arcangelo, Savona L'Aquila, Spal Prato, Tutto Cuoio Pisa. È chiaro che diventa una partita molto importante, soprattutto per uscire da quella parte bassa. È chiaro che una vittoria darebbe consistenza. Certo, no, questa è... Se la partita con la Spal comunque era una partita che poteva starci magari di perdere, no? Sì. Tutto quello che veniva era di guadagnato. Questa è una partita da dentro o fuori, è una finale, perché se riesci a portare a casa la vittoria stacchi il Savona, se dovesse andare male invece la rimetti dentro e lì potrebbe complicarsi un pochino il discorso per salvarsi direttamente, perché io sto ragionando senza playout, perché la squadra è forte e quindi ci credo. Quindi ecco, bisogna andare a Savona con la testa concentrata e per far sì, insomma, ecco, che sia una trasferta da tre punti. Nicola D'Antonio intanto ci scrive: grande prestazione di Giulianova, se solo avesse una punta, grande partita di De Antonio, un classe 1998. Andrea, le insidie per l'Aquila a Savona, Virdis, ma non solo. Virdis è anche l'ex, quindi sicuramente sarà un elemento da tenere d'occhio, ma c'è Emanuele che saprà fare bene il suo lavoro sicuramente. Per il resto è una partita che sicuramente il tecnico del Savona Riolfo caricherà a dovere, perché la classifica dice che è una gara fondamentale per il Savona, e quindi sicuramente sarà preparata nella maniera giusta. Per il resto l'ambiente a Savona non è che sia un ambiente bellicoso, perché lo stadio, insomma, dispersivo, ormai non c'è che ci sia grande entusiasmo. Sostanzialmente il fattore campo non ci dovrebbe essere, al di là del fatto che possa tirare un po' di vento, magari possa esserci un terreno un po' giboso, come si dice, però anche l'Aquila non ha un banto erboso ottimale, quindi è una partita assolutamente giocabile. Insomma, mi pare che anche all'Aquila il manto erboso non sia un granché. Non ci siamo. Poi mi sa che quello messo meglio è Donatangelo, da quello che ho capito quando gioca in casa. Sì. Più altro perché il terreno è sintetico. È un peccato, vedere insomma, una categoria come la Lega Pro, comunque, che è calcio professionistico, giocare su un campo che la domenica prima si gioca il rugby e poi si gioca una squadra di calcio, quindi... Lascio a te, insomma. Certo. Pensare, cioè, abbiamo visto le immagini da Avezzano. Che... No, vabbè, quello è impressionante. Cioè, non è calcio, però comunque l'Aquila anche ieri non era assolutamente all'altezza della categoria al campo. Infatti, poi il peccato è che abbiamo uno stadio lì proprio attaccato, che è l'Acquasanta. Mancano, sì, soltanto dei dettagli burocratici per aprirlo, perché è un bel manto in ma non prima dell'anno prossimo. Ma quando si dice, cioè, ci vuole più tempo per i dettagli che per metterlo su uno stadio in comunque, Italia. Ecco, quello, noi ci alleniamo, è bello, è un bel sintetico dove si può giocare a calcio. Certo. Andrea, allora io direi di andarci a vedere Jesina Giulianova, vero? Certo, certo. Sconfitta per la formazione di Michele Gelsi e Fabrizio Pisano 2-0, vediamo com'è andata. Jungle.
Jesina più forte delle contestazioni, Giulianova che continua la sua tradizione negativa in questa stagione dove non ha ancora vinto una sola gara in trasferta. Dai giallorossi ci si sarebbe aspettato qualcosa di più da questa partita, invece il solito Giulianova, primo tempo scialbo, mister Gelsi rispolvera Sborgia in difesa dopo averlo lasciato per lungo tempo, forse troppo, tra la panchina e la tribuna. Solito 4-2-3-1 con Rufo punta centrale, Giampaolo, Pellecchia larghi sulla tre quarti favorendo anche l'inserimento di Emili. Trudo e Ragazzi assieme a Frulla, gli elementi da tenere d'occhio in casa Jesina, dove c'è un clima teso con i tifosi che contestano il tecnico Bugari e la società con un eloquente striscione. Fasi di studio iniziali, poi Jesina più intraprendente al decimo tiro di Frulla senza pretese. Gara condizionata anche da un terreno di gioco viscido e due formazioni ben chiuse a centrocampo. Al 24esimo il Giulianova rischia grosso, da un proprio angolo scaturisce il contropiede dei Leoncelli con un 4-1, palla giocata in malo modo dai locali che consentono ai giallorossi abruzzesi di recuperare. Al 26esimo chiusura di Proietti su Ragazzu, che un attimo dopo su una punizione battuta velocemente non in corna a due passi dall'estremo ospite. Nel finale di tempo da segnalare questa rovesciata di Rufo con la palla che termina al lato, il direttore di gara manda le due formazioni negli spogliatoi per la pausa, ma dal Carotti partono fischi all'indirizzo dei biancorossi. Nella ripresa la musica cambia, il Giulianova non tirerà mai in porta tranne su un calcio di punizione di Giampaolo che Nio si alza oltre la traversa. Il vantaggio locale arriva all'ottavo. Errore a centrocampo degli ospiti, Frulla ruba palla per Trudo che va a servire Ragazzu. L'attaccante biancorosso deve solo spingere la sfera in fondo al sacco. Il Giulianova nell'arco di pochi minuti perderà Ferrante, che non doveva neppure giocare per via della febbre, e De Cerchio per infortunio. Con il vantaggio acquisito i padroni di casa giocano in scioltezza e trovano anche ampi spazi per far male ai giallorossi, soprattutto alla mezz'ora con Strappini, ma non sarà l'unica situazione di pericolo costruita dai marchigiani. Al 34esimo Giampaolo chiede il calcio di rigore, ma l'arbitro vede solo la caduta accentuata del trequartista della formazione di Gelsi e decide anche di allontanare dalla panchina Fabrizio Pisano, vice di Gelsi, per proteste. Jesina che chiude i conti al 37esimo, angolo e incursione di Frulla, lasciato colpevolmente libero di calciare. A quel punto i pochi tifosi del Giulianova lasceranno il Carotti, dopo aver incitato la squadra anche sotto di una rete. Per i Leoncelli tre punti pesanti, che sanno di salvezza anticipata. Per il Giulianova una sconfitta che invece sa di retrocessione, solo la matematica tiene in vita i giallorossi. Eh sì, purtroppo solo la matematica, vero Marco, a questo punto mi sembra che tenga in vita il Giulianova. Purtroppo, e ci spiace dirlo perché settimana scorsa invece avevamo commentato una bella partita contro la Folgore Veregra in cui meritava la vittoria. Sì, sì, purtroppo dispiace dirlo perché sia per la piazza che Giulianova, che comunque è una piazza ambiziosa, una piazza calda, che dispiace purtroppo che quest'anno sia andata così. Comunque sia, la matematica ancora li condanna, ma secondo me vedo poche possibilità. Invece per quanto riguarda la Miternina, Vittorio, tu che ha scoppito, sei stato fino a qualche mese fa, insomma è una squadra che comunque, complimenti per la catenina sulla camicia, intanto ha fatto proseliti, diciamo è una squadra comunque, se vediamo la classifica, un po' in difficoltà, ma che a volte dà la sensazione comunque di non mollare mai, di stare sempre attaccata a quel treno. Guarda, secondo me la Miternina ha tutte le carte in regola per salvarsi. A questo punto non so se ce la farà a salvarsi senza passare dai play-out, però, perché comunque si trova a 8 punti da Lisernia, però comunque secondo me si può salvare benissimo anche con i play-out. Io sono stato lì fino a poco mesi fa e ti posso dire che andare a vincere a Scoppito non è veramente una passeggiata, cioè secondo me è uno dei campi più difficili dove giocare, perché la Miternina in casa è veramente una bestia nera. Poi purtroppo oggi era una partita e secondo me loro dovevano vincere, però secondo me ce la possono fare. Io ho lasciato molti amici lì, quindi spero con tutto il cuore che loro riescano ad arrivare alla salvezza e di raggiungere questo risultato. Anche gli auguro, faccio un grande in bocca al lupo, così dopo posso andare a festeggiare anche con loro, dai. Ok, perfetto. Intanto altri messaggi, forza terra, un complimenti ragazzi. Alcuni ti fanno i complimenti, Marco, perché sei maturato negli ultimi 2 anni, anche se Bucchi continua
a non suscitare particolare entusiasmo, anche se poi in realtà ce ne sarebbe da discutere da qui, ma ci vorrebbe almeno un'altra trasmissione. Sì, ma quando il derby si è giocato, caro Pescarese, tu non hai mai vinto. Adesso Andrea è arrivato, Esposito è stato bruciato dal Pescara e da Oddo, perché come ha detto Repetto in bici sta benissimo, poi è dovuto tornare in D Robby da Brecciarola. Andrea, è arrivato il tuo momento, i gol della Lega Pro, tutti i gol, fa sempre una faccia super contenta quando deve mandare i gol della Lega Pro. Vai Andrea. Prego Maurizio. Gli spalti gremiti a Pistoia, vedete il pubblico dalla parte opposta, c'è l'espulsione di Celli della Lupa Roma, che quindi salterà Lupa Teramo domenica prossima, e la Pistoiese ne approfitta, inizio di ripresa, Rovini, che è un dotato di un gran piede sinistro, segna così il gol del 1-0. A proposito di Mancini, tra poco vedremo un bell'assist di un extramano come Tommaso Dorazio, che con uno scavetto metterà Rovini in condizione di andare al raddoppio. Eccolo qui Dorazio che avanza, hop con il sinistro, scavetto per Rovini, girata, ed è 2-0 per la Pistoiese, che poi si andrà un po' a complicare la vita. Qui Dorazio esulta con i compagni di squadra, eccolo qui lo scavetto di Dorazio per Rovini, un asse mancino, Dorazio Rovini per il 2-0. Nel finale la Pistoiese si complica un po' la vita, questo sinistro, sempre un sinistro di Belkaid per il 2-1 della Lupa Roma, e finirà dunque con questo punteggio al Melani di Pistoia. Andiamo avanti. Qui siamo ad Arezzo, Arezzo-Savona, 1-0, decide Feola al 42esimo del primo tempo in spaccata sul secondo palo, segna il gol che decide la partita, esulta Capuano, e qui siamo con un'irruzione di Gattuso, che non so cosa c'entri, però c'è Gattuso qui, ora ho capito, era una minaccia all'arbitro prima di andare a fare la partita, che Guidone sblocca per il Sant'Arcangelo, che a sorpresa all'11esimo va in vantaggio all'Arena Garibaldi, gran stacco di Guidone in anticipo su Lisuzzo, poi però arriva un abruzzese, Luca Verna da Sant'Eusanio del Sangro, che segna una doppietta, qui agevolata da una deviazione, la palla spiazza il portiere del Sant'Arcangelo, eccolo qui Luca Verna che esulta verso la curva, rivediamo dribbling su Ilari, conclusione deviata dallo stesso Ilari, palla che finisce nell'angolo, nulla da fare per Nardi e nulla da fare neanche in questo caso quando Verna sbuca all'altezza del secondo palo e in qualche modo la spinge in fondo al sacco, nonostante il tentativo di Nardi che protesta, ma la palla era entrata anche di mezzo metro, dunque 2-1, tutto nella prima mezz'ora del primo tempo, il Pisa vince appunto in rimonta e si avvicina per modo di dire almeno 7. Avevo invertito, ho sbagliato io, era la camminata di Riolfo sconsolato dopo la sconfitta di Arezzo. Va bene, giornata di oggi, Rimini-Siena 2-0, due gol di Polidori, il primo è questo qui, una bella volée mancina, tanti piedi sinistri in questa giornata, e ancora lui, sempre lui, Polidori, guardate che gol, controllo, hop e palla nell'angolo, bellissimo, davvero bellissimo il gol di Polidori, che poi va ad esultare sotto la curva. Rivediamo ancora questa bella esecuzione davanti a Portanova, difensore d'esperienza del Siena. E ora siamo a una partita che finirà praticamente nel primo tempo, Pontedera Maceratese, primo minuto, anzi no, 20 secondi, Buonaiuto sblocca così il punteggio al Mannucci, dopodiché il Pontedera avrà una reazione ma lascerà anche degli spazi incredibili di rimessa, e già al 29esimo incasserà da Danna il gol dello 0-2, eccolo qua. E quindi al 45esimo Colombi renderà inutile la disputa della ripresa con questo diagonale, Pontedera 0, Maceratese 3. È tutto, mi dispiace aver invertito le due cam, la Riolfo cam e la Gattuso cam. Ti perdoneremo, peccato. ti perdoniamo per questa sera. Rapidissimamente io volevo chiedere ad Emanuele che vedendo... c'è anche questa Mariani, hanno già cucinato. Ammazza! Però mi sa che
Vittorio, però ragazzi, bufala e tartufi, no? Ma qui si va anche sul pomodoro. Esatto, mi sa che non trovi più nulla per ora che risali. Io volevo chiedere ad Emanuele se la differenza tra i tre gironi, insomma, il girone A sembra paradossalmente negli anni è stato magari quello meno competitivo, invece negli anni ha riguadagnato competitività. Però. Beh, assolutamente un girone che si avvicina a quello serie, C. Alla serie B. Livello tecnico altissimo, ho visto diverse partite quest'anno, e tra cui comunque seguo molto il Cittadella, e è una squadra che quest'anno in Serie B si salverebbe tranquillamente, perché comunque giocano palla a terra, c'è un gioco veloce, e rispetto magari al girone B che noto che è più improntato sull'agonismo e il temperamento, e ci sono 3-4 squadre che comunque hanno della buona qualità, ma per il resto insomma il livello è livellato, quindi cioè, la prima tranquillamente può vincere con cioè, l'ultima può vincere tranquillamente con la prima, non c'è questo grande divario. E il girone C resta comunque un girone, oltre che essere tecnico, anche un girone di ferro sotto anche dal punto di vista ambientale, i fattori ambientali, quindi certo. Diciamo che è così, secondo me. Perfetto, vediamo il prossimo turno, poi salutiamo, siamo davvero in chiusura di Serie D, perché di Lega Pro, Maurizio, l'abbiamo visto. Fano Jesina, Campobasso Avezzano, Castelfidardo Fermana, Folgore Verghe Ragnonese, Giulianova Recanatese, partita diciamo, vogliamo mettere ancora comunque da dentro fuori per il Giulianova, vogliamo continuare a sperare che ci sia ancora qualche possibilità. La Miternina invece va a Isernia, Matelica San Benedettese, super partita, ma non ci sarà Esposito. Chiediva Monticelli, Vittorio. Sì. Partita sarà? Il Monticelli ha giocato un paio di settimane fa proprio a San Nicolò, ha giocato molto bene. Ma io con il Monticelli ci ho giocato già quando vestivo la maglia della Miternina. Secondo me a dicembre hanno mandato via qualche ottimo elemento, però è una squadra molto forte che ha giocatori secondo me di categoria come Margherita, come Galli, quindi hanno un ottimo potenziale offensivo. Quindi secondo me sarà una partita dura, comunque da giocare, secondo me dobbiamo giocarla come quella che abbiamo, come con la stessa forza che abbiamo affrontato la partita di oggi, perché gli errori tecnici ci sono, però secondo me a volte le partite possiamo vincerle anche con il cuore, quindi anche non giocando bene dobbiamo cercare di fare il risultato. Dopo le belle prestazioni sicuramente arriveranno. Certo. Marco, invece per voi trasferta abbiamo visto a Pesaro, a questo punto non essendoci stato lo scatto verso l'alto, ma siete troppo in alto per andare indietro, come si vive adesso la situazione? Sicuramente partita dopo partita, nel senso che intanto arriviamo a 42 punti, comunque la partita di domenica, anche se la classifica direbbe il contrario, è una partita difficile, anche alla luce del fatto che la Vissa oggi ha perso a Chieti, quindi il prossimo turno gli è anche favorevole perché ci sono molti scontri per la salvezza, e sarà una partita ancora più difficile di quella che comunque tutti ci aspettiamo. Certo. In bocca al lupo. Intanto io, peccato ce lo siamo persi, la faccia di Andrea Costantini per quello che è successo all'Artemio Franchi di Firenze. Andrea, io ti ho visto in bassa frequenza, va bene. No, ma ti si è bloccato. No, perché c'è un fatto di cui abbiamo parlato nel pomeriggio, sì. Ci torniamo ora. Sì, Andrea, ecco. Quel comunicato dell'Associazione delle Comunità Ebraiche che si è scagliata contro l'esultanza che richiamerebbe il saluto romano da parte di ieri di Federico Di Francesco, la Virtus Lanciano ha risposto parlando di volgarissima strumentalizzazione facilmente dimostrabile osservando il breve filmato che racconta il gesto dall'inizio alla fine. Lo possiamo anche rivedere tra le altre cose, la macchia che abbiamo preparato. A noi, ne abbiamo parlato anche prima, non sembra insomma che ci sia una vera e propria intenzione. Sono più d'accordo con quello che ha detto la Virtus Lanciano, una esultanza uscita un po' così sul momento. Emanuele, sei d'accordo? E peraltro insomma lo stesso Di Francesco, ma
lo aveva scritto anche la Repubblica oggi, ma è totalmente scevra questa situazione da rappresentazioni politiche e quant'altro. E voleva essere, ed è stato un gesto istintivo, genuino, che si è confuso con altre cose che non c'entrano nulla. Quindi sì, strumentalizzazioni evidentemente. Siamo d'accordo. D'accordissimo. Ok, va bene, è tutto per questa sera. Io ringrazio Andrea Costantino, ovviamente in redazione. Grazie a voi. Ancora vanno i messaggi, noi vi ringraziamo davvero tantissimo per averci scritto anche questa sera, perché siete ormai affezionati a questo programma, noi vi ringraziamo davvero. Grazie Andrea. Sì, grazie a voi. Ha segnato Brozovic. Sì. Ok, grazie a Maurizio Daguì in regia, grazie a Silvia Gentile alle camere, a Claudio Di Giacomo in diretta da Teramo e non solo, grazie a tutti quelli che hanno lavorato anche oggi a questo programma, grazie a voi che ci avete seguito, grazie ad Emanuele Pesoli. Grazie dell'ospitalità, buonasera a tutti. In bocca al lupo per la trasferta di Savona e non solo, anche per il proseguo del campionato dell'Aquila. Grazie in bocca al lupo a Marco Donatangelo, centrocampista del San Nicolò. Buona serata, Crepi. Ovviamente in bocca al lupo al San Nicolò, in bocca al lupo e grazie anche a Vittorio Mariani. Crepi il lupo e grazie mille per questo nuovo invito. Difensore del Chieti, ovviamente in bocca al lupo esteso anche alle formazioni, tutte le nostre formazioni abruzzesi di Lega Pro, di Serie D, ma non solo, anche di Serie B, che trattiamo in altri programmi. Ovviamente domani sera c'è il replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara, poi martedì doppio appuntamento sulla Lega Pro, mercoledì Virtustyle, così fino a domenica prossima, quando torneremo alle 19.30 con l'Abruzzo del pallone. Buona domenica. Jungle.